Io intanto ringrazio tutti, ringrazio il direttore di Vita Trentina innanzitutto, che quest'anno mi ha fatto anche l'onore di farmi scrivere un articolo un editoriale sul palco dei mestieri su Vita Trentina. Questo naturalmente mi fa molto piacere, è un onore che mi è stato fatto, sono contento. Il parco naturalmente discende da un'idea di 10 anni fa di Maurizio Michetti e di Diego Andreatta, naturalmente, questo lo sottolineiamo, perché naturalmente all'ombra di quella che è stata, diciamo, questa meteora che ha attraversato il firmamento del festival, che è stato rigovernandolo, mettendola sul quadro, diciamo, dalle fondamenta che è stato Maurizio Michetti, però ci sono tante persone che hanno collaborato con lui, che continuano a lavorare in questo settore, e naturalmente proprio per questa iniziativa non si può dimenticare quello che è stato il contributo fondante, che continua a essere fondante, di Diego Andreatta. Ecco. Applauso. In questi dieci anni abbiamo avuto tutta una filza di mestieri, lo zattiere, il minatore, il pastore, abbiamo avuto tutta una serie di... E quest'anno, siccome al museo stavamo lavorando sulla nuova sala dell'agricoltura, che abbiamo inaugurato l'altro giorno, che vi invito senz'altro a visitare, perché è una realizzazione di una certa importanza, però sugli stessi temi le nostre operatrici dei servizi educativi hanno voluto occuparsi proprio del Bacan, anche tutto sommato mettendo in luce e proponendo, anche sdoganando, diciamo, questo termine che ha assunto nel parlare corrente, diciamo sdoganando si diceva oggi, che ha assunto nel parlare corrente una accezione, diciamo, vagamente peggiorativa, no? E questo sulla terra con i cinque sensi è un percorso di grande interesse, nel quale abbiamo voluto portare quelli che sono stati i temi che abbiamo rivisitato nel nostro lavoro sulla sala dell'agricoltura per quanto riguarda la cultura del prato, del campo e dell'orto, segnatamente nel percorso che facciamo qui del campo e dell'orto, cercando di portare i ragazzi a contatto con quelle che sono i fatti, diciamo, basilari che riguardano, diciamo, il mistero della germinazione. Questa è un po' la nostra proposta, siamo molto contenti di poterla fare qui ancora una volta, è sempre una bellissima iniziativa. Invito tutti a venirci a visitare San Michele nella nuova sala di agricoltura. Avevo dimenticato sicuramente qualche cosa, certamente ringrazio Daniela Finaldi, Stefania, Monica e l'associazione Pimpinella, l'associazione La Pimpinella, che ha collaborato con noi per questa installazione, per l'installazione didattica di quest'anno, e do senz'altro il microfono a Andrea Focchi, che è il nostro padre da sempre.